Ciao a tutti, si è appena conclusa l'informativa del Ministro Bonafede, il ministro della Giustizia in Parlamento. Era stato chiamato a informare il Parlamento riguardo alle polemiche che sono scoppiate in tutti questi dieci giorni. Molti di voi l'avranno seguita semplicemente per chi magari ha perso qualche battuta. Che cosa era successo al ministro Bonafede? In una trasmissione televisiva eh, l'arena di Giletti, una domenica sera, il PM Di Matteo, intervenendo eh, telefonicamente, PM Di Matteo, campione dell'antimafia, il giudice più scortato, l'icona del Movimento 5 Stelle, eh, uno degli idoli del ministro della Giustizia Bonafede, eh, accusa in diretta eh, televisiva il ministro Bonafede due anni fa di non averlo nominato a capo del DAP, cioè del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. E non lo avrebbe nominato, secondo Di Matteo, perché il ministro Bonafede avrebbe ricevuto delle pressioni, tra virgolette, lo dico tra virgolette, mafiose, che non volevano eh, Di Matteo alla, eh, alla, a capo delle carceri italiane, evidentemente perché avevano paura della sua durezza, eccetera. Piccolo particolare, eh, Di Matteo, PM Di Matteo, è stato nel frattempo nominato al CSM, al Consiglio Superiore della Magistratura. Qualche anomalia su questo c'è. Perché il PM di Matteo denuncia questa cosa solo due anni dopo? Perché essendo un membro del CSM non si rivolge alla struttura naturale eh, che è quella ovviamente del eh, Consiglio Superiore della Magistratura? Il Ministro della Giustizia è strettamente competente riguardo ov ovviamente anche al eh, CSM. Eh, altri fatti poi si susseguono. Eh, ovviamente scendono a difendere Bonafede eh, i, i campioni del garantismo che sono sempre stati garantisti come Travaglio e dice "Ah no, c'è stata assolutamente confusione, non vi preoccupate, di Matteo è stato travisato". Bene, il giorno dopo di Matteo, dopo che Travaglio è riuscito a difendere, ovviamente difende sempre solo che gli interessa lui, eh, è riuscito a difendere Bonafede, di Matteo in un'intervista su due giornali dice "No, no, io ribadisco le mie accuse, non smentisco assolutamente nulla. Non sono stato frainteso. Scoppia ulteriore eh, casino perché tra l'altro eh, in, in questi mesi il 7 e l'8 marzo ci sono le rivolte nelle carceri italiane, addirittura eh, 13 morti e la polemica ultima è quella che 376 scarcerazioni per detenuti sottoposti al regime del 41 bis vengono in nome della eh, prevenzione della malattia di L Cura Italia vengono scarcerati. Questo è il contesto in cui eh, si svolge l'informativa di oggi. Le opposizioni presentano una mozione di sfiducia al Senato, eh, la maggioranza si difide. Italia Viva non, non difende eh, Bonafede, il PD è molto eh, freddo, ovviamente il Movimento 5 Stelle eh, è a pancia a terra a difendere il suo capodelegazione. Oggi il ministro Bonafede è eh, intervenuto a relazionare. Mi piacerebbe molto che voi ascoltasse come facciamo sempre eh, la, il mio intervento che ho fatto al ministro Bonafede. Eh, discuteremo e mi piacerebbe molto eh, discutere delle cose che ho detto e di ricevere i vostri eh, messaggi. Questa settimana poi eh, insieme parleremo anche di altro, guardate cose strettamente connesse anche alla discussione che abbiamo fatto oggi. Eh, verrà approvata... Eh, speriamo, discussa la mozione sulle libertà costituzionali, si dovrà convertire il eh, decreto legge che aveva limitato le libertà personali nel, nei 60 giorni della, della prima fase? In ogni caso, il grande tema è questo: come è possibile che eh, il ministro Bonafede che del giustizialismo ha fatto la sua bandiera, come è possibile che il ministro Bonafede oggi? Che della lotta alla mafia ha fatto sempre una delle sue bandiere, il ministro Bonafede, che da deputato si è sempre scagliato contro tutti e contro tutti, eh, massima trasparenza, diceva intercettatemi pure perché non dobbiamo nascondere nulla. Poco alla volta si ritrova anche lui, dopo tanto tempo, nel tritacarne mediatico, nell'agonia mediatica. Alcuni giornali ritengono che sia colpevole, altri, ovviamente, dicono assolutamente non è possibile, e eh, forse. Questa lezione eh, dovrebbe insegnarci a tenere più conto delle garanzie costituzionali, che il garantismo non è un'opinione, che il giustizialismo, eh, proprio per sua natura, è eh, una deformazione del principio di eh, giustizia. Eh, che direbbe eh, Nenni ai giovani socialisti: a furia di essere più puro, troverai uno più puro, che, eh, un, un, uno più puro di te che ti epurerà. Insomma, ci sarebbe tanta discussione e tanto dibattito da fare, ma credo che come sempre la cosa migliore sia ascoltare. Io ho reagito giudicando dopo aver ascoltato il discorso del ministro Bonafede, anche ripensando alla mia esperienza personale e eh, alla mia responsabilità politica. Lascio a voi il giudizio. Uh, buon ascolto e mi raccomando, ancora una volta mandatemi i vostri giudizi e i vostri commenti. Ci vedremo molto spesso questa settimana. Alla Signor prossima. Ministro, la guardavo mentre informava il Parlamento e devo dire che il primo mio sentimento è stato quello di una grande solidarietà umana, non politica. Perché la domanda che mi è venuta guardandola negli occhi, anche adesso la sto guardando negli occhi, è come si sarà sentito lei? sbattuto in prima pagina nell'agonia mediatica già condannato come ha passato le notti insonni per l'ingiustizia che stava subendo lei si ritiene il campione del giustizialismo come è possibile che tutto questo accada come è possibile che tutto questo sia accaduto e non a caso lei ha reagito con forza dicendo menzogna e malafede illazioni e suggestioni inaccettabili limite e onorabilità Così è, se vi pare. Guardi, nei due minuti le faccio la declinazione del così è, se vi pare perché poi possiamo trarre tutti un insegnamento. Colleghi, per favore. Così è, se vi pare. Matteo dice in una trasmissione televisiva che lei non l'ha nominato a capo del DAP perché ha ricevuto pressioni. Lei si scandalizza e lui ribadisce in un'intervista sui giornali e sui quotidiani che non l'ha nominato per questo. Così è, se vi pare. Il 7 e l'8 marzo c'è una rivolta nelle carceri, 13 morti. 376 mafiosi sono scarcerati, uno su tre, tra l'altro, ancora in attesa di giudizio. Così è, se vi pare? Lei ha decapitato, dopo che l'ha difeso qui davanti a noi, la struttura del DAP, mandando a casa Basentini, che aveva nominato. Così è, se vi pare? Le leggo quello che diceva cinque anni fa quando in una trasmissione televisiva lei chiedeva le dimissioni di un ministro. Non capisco perché non si sia ancora dimesso. È scandaloso dal mio punto di vista e non per le responsabilità penali, ma per le responsabilità politiche. Si deve dimettere perché in qualsiasi altro paese civile del mondo un ministro si dimette se la struttura centrale del suo ministero, quella che lui aveva difeso a spada tratta, quella che aveva nominato si rende responsabile di fatti che non sono condivisi. Era il deputato Bonafede che parlava. È il deputato Bonafede o è il ministro della giustizia Bonafede? Sono accaduti o non sono accaduti i 13 morti per le rivolte nelle carceri? Sono stati scarcerati o sono stati non scarcerati? Ha chiesto e ha ottenuto le dimissioni del DAP che lei aveva nominato? Allora, guardi, io la conclusione che le voglio dire è questa qui. Il garantismo non è un'opinione. Lei ha fatto grande sfoggio mediatico in tutti questi cinque anni, addirittura, addirittura su questo è arrivato a diventare ministro della giustizia. Ha, grande, ha fatto grande sfoggio mediatico di principi duri e puri di trasparenza, fomentando campagne mediatiche di gogna pubblica. Oggi si ritrova nella stessa fomentazione. Sia si ricordi, questo è l'insegnamento per lei, per noi e per tutti noi che siamo qui a fare politica. Siamo tutti più ligi alle garanzie costituzionali piuttosto che a presupposti principi. Leo Longanesi diceva un grande insegnamento per tutti noi. Attenzione ad appoggiarsi troppo sui principi perché poi si piegano. Così è, se vi pare.